Giornata di vendemmia sulle colline di Offida per i ragazzi della locanda del terzo settore Centimetro Zero, al termine di un progetto giunto ormai al terzo anno che nasce dalla collaborazione con l'enologo di fama internazionale Roberto Cipresso e ha un ideale gemellaggio con Montalcino e la Val d'Orcia per la realizzazione di Soqquadro, il vino che poi viene servito sulla tavola della locanda. È lo stesso winemaker a spiegare le caratteristiche e le finalità del progetto. Ci troviamo su una linea immaginaria speciale che è il parallelo 43, che comunica, che mette in collegamento Spinetto, di San Benedetto, Offida con Montalcino e la Val d'Orcia, un posto dove produciamo delle uve meravigliose e da un'altra parte dove le trasformiamo. Montepulciano e Sangiovese, due uve che danno vita a un vino rappresentativo che si chiama Soqquadro, proprio come il clima che si respira all'interno di questa Centimetro Zero, dove questi mattarelli amici formidabili hanno imparato un po' con un po' di didattica ma con grande divertimento a fare il vino, anche pestandolo con i piedi, raccogliendolo e facendo di un mestiere un grande gioco, un divertimento, un motivo che riempie d'orgoglio tutti. Una iniziativa che ha anche un elevato valore sociale, come spiega la responsabile del progetto sociale Centimetro Zero, Roberta De Miglio. È alla fine di un percorso didattico e di un percorso anche pratico, perché questo è il termine e comunque il coronamento di un anno di lavoro, ed è bello perché, come tutte le cose che noi facciamo con loro, vedono poi la concretezza del risultato finale, quindi c'è l'impegno per qualcosa che poi abbiamo sia nella locanda e sia sulla tavola di tutti i nostri amici e clienti.